Benedictus episcopus servus suborum Dei, ad perpetuam re memoriam. Puperatis patribus, adsignandi, cum haud sufficiat cardinalici presbiterales tituli, qui in urbe eminent, cumque ideo oportiat ut novos creemus, nobis et visum templum sancti corviniani, areum dignitatem attole posse, merito enem celebratur inter alias urbis ecclesias. Qua propter necessorum nostrorum vestigia secuti atque summa apostolica usi podestate templum sancti corbiniani ad gradum cardinalici presbiteralis tituli evehimus. Datis uribus privilegisque quae ad huius modi sacras edes pertinent mandamus praeteria ut he litterae nostrae in cleri populique istius templi notitiam perveniant. Perfecteque re documentum ad congregationem pro episcopis litatur, de more signantum sigiloque impressum. Hanc vero constitutionem nunc et in posterium efficacem esse atque fore volumus, contraris nihil obstandibus. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die vicesimo mensis novembris, in perveligio solenitatis Domini nostri Iesu Christi universorum regis, anno Domini, bis meliissimo decimo, pontificatus nostri sextum. Benedictus decimus sextus. Benedetto, vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria, poiché i titoli presbiterali cardinalizi che sono in grande onore a Roma, non erano più sufficienti per essere assegnati ai padri cardinali ed era quindi necessario crearne dei nuovi, ci è sembrato opportuno elevare a tale dignità il Tempio di San Corbiniano. Giustamente, infatti, viene considerato uno dei più illustri dell'urbe. Seguendo perciò la consuetudine dei nostri predecessori, in forza della suprema apostolica autorità, eleviamo al grado di titolo presbiterale cardinalizio il Tempio di San Corbiniano, con i diritti e i privilegi che sogliono attribuirsi a tali chiese in Roma. Desideriamo inoltre che queste nostre lettere siano portate a conoscenza del clero e del popolo di codesto Tempio, e di ciò venga mandata relazione alla Congregazione per i Vescovi, con firma e timbro secondo l'uso. Del resto, vogliamo che questa Costituzione abbia i suoi effetti giuridici ora e nel futuro, e che nessuna cosa in contrario possa impedirlo. Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 20 del mese di novembre, nella vigilia della solennità del nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, nell'anno del Signore 2010, sesto del nostro pontificato. Benedetto XVI.